Raghi, oggi vi porterò con me in un'esperienza che non ho mai fatto. Andrò per la prima volta a cavallo. Sì, non sono mai andata a cavallo, non ho mai preso lezioni e ho molta paura. Mi piacciono tantissimo i cavalli. Io adoro tutti gli animali, ho dei problemi solo con gli insetti, ok? Però sono 6 volte la mia statura, sono gigantesche. Io dovrei salire in uno di quelli e sperare di non cadere. Che ansia! Comunque so che servono delle protezioni, quindi iniziamo a farci un bell'outfit. Allora, io non so che cosa cercare esattamente su Barry per trovarmi un outfit adatto per andare a cavallo, ma so che serve un cappello per proteggere la testa. Ok, se cerco horse riding mi dà dei cappelli, perfetto, tipo ok, una cosa del genere, ottimo. Poi ci servono dei pantaloni lunghi ma non jeans perché non vogliamo né graffiare il cavallo né avere una gonna perché se cadiamo ci facciamo molto male, ci squarciamo tutte le gambe. Quindi ci servono dei pantaloni lunghi tipo dei leggings o dei pantaloni fatti apposta. Ok, sono tipo questi, tipo una cosa del genere. Insomma, sono lunghi con gli stivaloni perché ovviamente abbiamo anche gli stivali, dobbiamo proteggerci e coprirci i piedi. Poi in realtà il sopra non credo conti tanto. Io mi metto una camicetta e abbiamo fatto. Ah, non è vero. Manca una cosa, raghi. Mancano i guanti. Dobbiamo proteggerci anche le mani. E non i guanti quelli aperti da maranzino, no, ci servono tipo i guanti chiusi, magari non quelli da cucina. Dei guanti decenti. Ok, ho riabbinato un po' tutto. Ecco qui. Allora, devo dire che sono molto professionale. Mi piace questo outfit. Ora, il posto di cui sto parlando per andare a fare lezioni di equitazione è un po' lontano. Non è proprio su Barry Avenue, quindi ci servirà un po' per andarci, ma ne varrà la pena perché i cavalli sono bellissimi. Ok, questo è il posto, siamo arrivati. Come vedete ci sono altre persone qui che fanno equitazione con anche già i loro cavalli. Guardate che bello qua. Ok, io ancora il mio cavallo non ce l'ho. Credo che me ne dovranno dare uno. Lo devo prendere io. Guarda, c'è qualcuno che sta facendo già il suo allenamento. Che carino, ma il cavallo ha un vestitino. Oh mio Dio. Wow, lei fa pure le acrobazie, fighissimo. Allora, credo che lui sia l'istruttore perché mi stava aspettando. Salve, giorno. Che devo fare? Posso andare a cavallo? Sei pronta? Certo, dove trovo un cavallo? È un po' più complicato di così. Più complicato. Oh, ok. Prima di tutto, devi prenderti una stalla. Ah, ok, un posticino qua dentro, no? Allora, immagino che queste siano le stalle, no? Sì, c'è il nome e poi il tipo di cavallo. Posso sceglierne una qualunque, voglio. Lì c'è già della cacca, magari no. Voglio questo, mi prendo questo. Ok, ecco, c'è il mio nome, ora è la mia stalla. Benissimo. Ci sono i topi nel mentre che ci camminano attorno e fa un po' schifo, però va bene. E ora per il cavallo dovrei fare qualche step extra. Infatti, qua mi dice non possiedi ancora cavalli. Come faccio? Essendo che devi guadagnare soldi per prendertelo e comprarlo. Devo comprare un cavallo? Oddio, raghi, guardate un po'. Costano un sacco. Io. Aspetta, io ho 2008. Un cavallo me lo posso permettere. Anche se in realtà mi piaceva tanto questo qua da 3000. Beh, puoi fare dei lavoretti nella stalla per comprarlo. Ok, ci sto. Sto semplicemente esplorando la zona. No, voglio fare un lavoretto nella stalla. Ci sono. Allora, se non sbaglio devo andare qui e posso guadagnare dei soldi. Ok, perfetto. Devo spalare la cacca per poter fare soldi nella stalla. Ottimo. Ho ricevuto dei soldi. Fatemi vedere un attimo. Sì, sono 3000. Ok, fantastico. Beh, è stato facile in realtà. Più semplice di quello che pensassi. Si uscì da qua adesso. Ehi. Ah, ok, bastava. Perfetto. Ok, voglio lui. L'ho comprato? No, voglio questo. Ho perso di soldi, perfetto. Ho il mio cavallo. Non so che razza sia, non so se è importante. E quindi va bene. Ora, per avere il mio cavallo, come faccio? Eccolo qui, posso rinominarlo. Si chiama Black Sabino in questo momento. Ciao, cavallino. Oddio, non ho una sella. Non ho. Oh, mamma mia, mamma mia. Fatemi scendere. Aiuto. Ok, una cosa per volta, una cosa per volta. Questa è la mia posa quando me la sto facendo sotto dalla paura. Ok, vedo che il mio istruttore sta già andando a cavallo e questa tizia sta chiaramente avendo problemi con il suo. Ok, allora, fatemi prendere anche il mio cavallo. Dov'era la mia stalla? Qui. Allora, devo andare qua e schiacciare sul mio cavallino. Perfetto. Ora, come faccio a mettergli una sella? Ok, posso scegliere la sella che mettergli. Non so che cosa cambia. Raghi, se qualcuno di voi va a cavallo, ditemi la differenza di tutte queste. Questa è molto
Far West, mi piace. C'è anche il sottosella. Hai capito. Ok, questo. E posso scegliere il colore? Voglio rosso. Ok, fighissimo. La sella invece deve rimanere così, a quanto pare. Poi abbiamo le briglie, che credo siano quelle che si mettono nel muso del cavallo, e poi quelle che ci permettono di controllarlo per farlo andare veloce, piano, farlo girare, eccetera. Ok, no, non scalciare, ti prego. Non so esattamente che cosa tutto mi serve. Poi, ok, questo è quello che il cavallo morde. Spero di non stargli facendo male. E poi ci sono le reti corte, queste, e poi le reti normali. Oppure senza. Io senza, ci mancherebbe altro, non lo so fare. Proviamo con queste. Ok, sempre rosse. Sì, sempre rosse, perfetto. Poi, questi sono gli accessori delle zampe. Oh, muscoli. Non so a cosa servono, raghi. Però questi mi piacciono tanto. Sono tanto carini. Poi, maschera. No, 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 la maschera non gliela mettiamo. Ci sono... Ok, questa coperta no. C'è questa cinghia, molto carina. Spero non gli dia fastidio. E poi abbiamo... No, la borsa nella coda no. Altre cose che non so... Ah, questa è la maschera da corsa. Wow, fighissimo. Dei vestitini. Le cose per le orecchie. Roba per la coda. E un cappuccio. Direi di lasciarlo il più libero possibile. Ah, posso scegliere anche i suoi capelli praticamente. Allora, ci sono di vari tipi. Ci sono le trecce. Ci sono questi. Lunghi mi piacciono un sacco. Poi ci sono pure, non lo so, la coda. No, poverino. Oddio, sembra che sta per ammazzare qualcuno con questa treccia. Ok, facciamo una coda normale. Ok, questi sono i capelli proprio in alto alla testa. Facciamo così, laterale, così sì, perfetto. Ok, dovrei aver fatto tutto. Colore della coda. Posso cambiargli colore? Se io lo facessi tipo così. Non lo so, che colore sono i cavalli di solito? Facciamolo bianco. Ok, io credo di essere pronta. Credo di essere pronta per salire sopra il mio cavallo e provare a fare qualche... Oh, mamma mia. Ok, ok, con calma, madre. E provare a fare qualche acrobazia. Piano, piano, piano. Scusi, scusi. Ok. Aiuto! Aiuto, ci devo andare molto piano. Sei pronta? Ok, sì, sono pronta. Cosa stava facendo il tizio? Allora, io ho anche questa che odio, che la odio vederla. Non voglio sculacciare il mio cavallo, mi dispiace troppo. Mamma mia, ma come fa a fare tutte queste robe? Dovrebbe esserci, ecco. Oddio, senza mani. Oh, la posso accarezzare, che carino il nostro cavallino. Allora, ok, così vado piano. Così vado un po' più veloce. Perfetto, devo solo stare attenta. Iniziamo con un giro tranquillo, un giretto così tranquillo. Perfetto. Molto molto rilassante. Allora, come vedete qua, la mappa è in realtà gigantesca. C'è anche un lago che credo sia là in fondo. Sì, una parte dove correre, fare le acrobazie. Infatti lui è entrato proprio qua. Allora, andiamo cavallino, seguiamo il nostro manager. Allora, c'è anche un percorso ostacoli. Mamma mia, guardate che spericolato lui. Ok, ok, devo provare a correre per la prima volta. Woohoo! Questa cosa è bellissima. Posso saltare, posso saltare. Oh mio Dio, ragazzi, non pensavo che andare a cavallo fosse così divertente. Ok, ok, proviamo a fare... oh, attenzione, attenzione. Senza mani. No, vabbè. No, vabbè. Sono troppo brava, sono troppo brava. Ok, rilassiamoci. Piano, piano, piano. Ok, ok. Qua trotteriniamo un pochettino e siamo più tranquilli. Adesso mi sento pronta per qualcosa di più. Voglio portare il mio cavallino a fare... A correre per il lago. Questo è un... Come si dice? Un trot. Stiamo trotterellando. Oh, piano, 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 piano. Ok. Posso anche togliermi sulla schiena, che è quello che ha fatto lui prima. Mamma mia. Ehi! Oh! Non credo che questo si possa fare. Ok. Poi qua mi dice... Posso abbracciare il cavallino. Cocorino. Poi questo credo che sia quando corriamo, per andare ancora più veloci. E poi posso... Salutare inchinandomi. Oddio, oddio, questo dobbiamo provare a farlo, raghi. Proverò a fare il giro del cavallo mentre corre. Pronti? Vai. Oh Gesù, la ciclista è stata bellissima. Ok, però ora passiamo alle cose serie. Voglio un percorso ostacoli. Basta. Tutto ok col cavallo? È stanco? Ok, mi ha detto che lo stava facendo riposare. Va bene. Così posso celebrare e fare... Ci sono un sacco di emote, raghi. Questo gioco è bellissimo. Allora, ci sono anche queste, lanciare, tirare, ok, queste per frenare, e poi basta. Mamma mia, ma si può fare quello che ha fatto lui? Stava camminando con due zampe, oh! Allora, voglio il percorso ostacoli, basta, mi sento abbastanza pronta per intraprendere questa sfida.
Mi posso allenare saltando a qua? Non è vero. Ok, ho trovato il corso di riscaldamento. Praticamente spero di essere abbastanza brava. Più o meno, Oh Gesù! Oh Gesù, ne ho saltato uno con 3 cerchietti. 4, quanti cavolo erano? Ok, questo è solo quello di riscaldamento, ma stiamo scherzando? Ok, ce la posso fare, ce la posso fare. Pronti? Pronti? Oh! Non ce l'ho fatta. Sarei caduta nella vita reale una cosa del genere. Proprio mi sarei schiantata nel pavimento. Ok, riproviamoci. Devo essere brava a farlo se voglio passare a livello successivo. Ehi! Si è arrabbiato con me? Cosa ho fatto di male? Ok, l'abbiamo saltato stavolta, perfetto. Ok, il mio istruttore sembra molto bravo e preparato. Dopo vorrò chiedergli una sfida. Voglio fare una sfida tra me e lui. Ok, ha messo l'arena più difficile. Io ragazzi non so come si fa cioè non so il tragitto esatto, ok? Però li salterò sicuramente tutti. Quindi iniziamo, non lo so ragazzi, iniziamo da qua. Ok, saltino, perfetto. Ok, saltino, perfetto. Qua, qui, questo, quello credo di no. Questo qui, aiuto, li ho saltati tutti. Questo, questo l'ho mancato. Questo pure, questo ci sono passato in mezzo. Ok, dai, allora non sta andando troppo male. Posso andare più veloce? Sono caduta da cavallo, non ci credo. La mia prima caduta da cavallo. Ok, l'istruttore mi ha portato qua. Ragazzi, credo che voglia fare una gara di corsa contro di me. Ma è ovvio che vince lui, scusa. Ok, perfetto. Che dobbiamo fare? Iniziamo da qua? Nel mentre ho scoperto che possiamo fare anche delle altre cose con il nostro cavallo. Proprio delle altre motte. Sto facendo una pirouette. Quanto devi essere bravo per fare una cosa del genere nella vita reale? Mamma mia. Questa è una piaffa. Poi c'è un arco. Questa roba qua. Sì, vabbè, te lo immagini una cosa del genere? Faremo un giro completo del circuito e partiremo da qua. Ok, ci sto, perfetto. La tizia sta già correndo. Vabbè, lei non ci interessa. 3, 2, alzo via. Ok, vai, sono pronta. 3, 2, 1, via. Beh, ho incalzato prima di lui. Allora, c'era una cosa che mi permetteva di andare più veloce. No, mi sto per prendere. Via, corri, cavallino. Ok, devo prenderla più stretta. Superarmi così, spostati. Credo che il mio cavallo sia morto. Ho capito che non sono troppo brava per andare a cavallo, però ho dato il mio massimo. Non dovevo farli scontrare, va bene. Ho capito, ho perso la gara. Comunque fatemi sapere se ci siete mai andati a cavallo e fatemi sapere tutte le cose che ho sbagliato.